Salve agli amici di YouTube. Oggi vorrei far vedere questa macchinetta che è una bordatrice per lamiere che ho fatto nel periodo che mi sono un po' assentato. E a cosa servono queste? Queste servono, è manuale questa, vedete che c'è una leva, poi magari ce ne sono anche elettriche, ci si può applicare un motorino volendo, e servono per fare i bordi o pure tagliare a strisce le lamiere sottili dell'ordine di pochi decimi fino a 5 decimi di millimetro, diciamo. Dopodiché, per spessori superiori occorrono la stessa tipologia di macchine, però più grande, ecco. E diciamo, queste sono per quegli oggetti fatti in latta, tipo barattoli, quelli che conserviamo sia per la cucina o i barattoli della vernice, quel tipo di lamiera lì, ecco. E ci si possono fare scatole, barattoli, ma anche cose per l'officina, come, non so, cappelli di tiraggio per le stufe, le caldaie o raccorderie, o altri oggetti ornamentali come lanterne, insomma tutti quegli oggetti che si possono fare con queste lamiere sottili. Ora farò vedere alcune delle piegature che possono fare, che non tutte ma alcune, anche perché l'ho appena finita, poi l'ho lasciata da parte perché ho avuto da fare e dovrò continuare ancora a lavorarci, perché ogni tipo di piegatura vengono applicate delle ruote, queste qui, che sono di profilo diverso. Queste per esempio sono adatte per tagliare o per piegare, poi ce ne sono incanalate con le gole o maschiate oppure smussate, e a secondo della tipologia che adesso vedremo loro fanno un tipo di bordo oppure un altro. Quindi, dopo fatta vedere questa, diciamo, panoramica dei lavoretti che può fare, magari descriverò anche la macchina, la smonterò e farò vedere passo passo come l'ho eseguita, perché naturalmente, avendola già fatta, non posso far vedere la lavorazione in sé. Quello che posso dire è che, pur nella sua semplicità, è abbastanza complessa nella valutazione delle misure, degli spostamenti, delle tolleranze e quant'altro, ecco. Ora vediamo un po' di cosa si tratta. Poi c'è da dire che costano anche parecchi soldi, anche queste manuali, non solo elettriche, ma anche queste piccoline qui, che io ora l'ho messa con un pezzo qui di triangolo d'angolare per farla reggere in morsa. In genere hanno il morsetto, come una comune morsa che si stringe sul tavolo, ma quello poi lo farò e vedrò quanto deve essere alta e via dicendo, ecco. Diciamo che il cuore è questo qui, ma costano comunque, a comprarle sulle 300 euro, non è che costano poco. E allora avevo tempo e ho deciso di farla. Il video non l'ho potuto fare perché, come sapete, per la storia che non potevo più riuscire a entrare nel canale, la dovevo fare, comunque l'ho fatta. Andiamo a vedere quello che può fare. Iniziamo con il taglio. Vediamo che qui c'è una spondina, questa va avanti e indietro,
e a secondo la profondità che noi gli diamo decidiamo la larghezza, per esempio, della striciolina, se ci serve una striciolina, di quanto deve essere. Ecco. E lui farà questa striciolina qui. Adesso, alzando quella superiore e portando più avanti quella sottostante, possiamo fare una piegatura. Lei ha un gioco in verticale e poi quella sotto ha una regolazione che dopo farò vedere. Ha questa escursione qui. Ora la mettiamo para, stringiamo la regolazione e sempre con la spondina noi diamo la misura dell'angolo che dobbiamo fare ecco come misura diamo lo spessore della ruota, può essere spostata anche più indietro naturalmente, ma questo diciamo è lo spessore minimo, che sono 5 mm. Riprendiamo il lamierino, questo che sto usando è un lamierino di un barattolo, era dell'acquaraggia, quindi è un lamierino di pochi decimi, e riabbassando quella sopra lei sarà regolata in modo di che misuriamo la pressione che deve fare sul lamierino, che dopo vedremo. Quindi facendola girare e sollevandola lei farà la piegatura. Si inizia un primo passaggio, poi si stringe di più. Con un secondo passaggio, poi un terzo passaggio, piegandola sempre verso sopra. In questo modo qui. Fino a che non avremmo fatto l'angolo a 90 gradi di tutto il lamierino. E ugualmente lo possiamo fare, oltre che piegandolo sopra, piegandolo sotto. Questo serve per fare i destri e i sinistri quando facciamo degli oggetti. Ora cambio le ruote e faremo altri profili. Ci sono dei datarelli che vengono smontati e lei con facilità vengono via, che sono poi fermati da queste boccole qui che vedremo bene dopo.
Ora metteremo le due ruote, una liscia e una scanalata. Anche queste ci permettono di fare la piegatura come abbiamo visto prima, ma anche qualcosa di più. Ora recogliamo la sponda e vediamo che queste sono poco più corte e quindi semplicemente possiamo metterla da una parte o dall'altra. Ora noi possiamo fare ugualmente la piega, magari una piega un po' più grande, che prenderà questa altezza qui, a secondo dove mettiamo questa, ecco, sopra lo spingente, e faremo quello che abbiamo già fatto prima. La prima passata ecco. E lei farà questa piegatura qui. Nel caso facessimo una scatola di lamiera, piegheremo i quattro lati, ma prima faremo i bordini che adesso vedremo. Ora cambio la ruota per fare i bordini. Lascio quella inferiore per montare una di altro profilo. Vediamo dove la vide. E faremo la misura di questo per farla entrare, ecco, in questo modo qui. Stringiamo la regolazione e a secondo di come noi solleviamo noi possiamo fare un bordino più accentuato o meno accentuato. Vediamo. Regolo a metà
possiamo fare questo bordino qui. Vediamo se si vede. Lo possiamo ancora accentuare approfondendolo. Ecco. Lo mettiamo al massimo, vediamo fino a dove arriva. Ecco. Regolando la sponda sempre per la distanza che a noi ci occorre, possiamo fare il bordino in questo modo qui. Ecco, a cosa ci serve? Questo ci serve, dopo qui viene raddrizzato, per agganciare due tratti di lamiere. Ora ho ricambiato le ruote, questa che abbiamo visto prima e questa qui invece con uno scalino fatto in questo modo qui, in modo che ci consentirà di appiattire e piegare la lamiera. Anzi, questa è così. Ecco. Ora noi avremo questo profilo qui, quindi il bordino, qui si vede meglio sul bianco, e l'aletta che rientra in questo modo atta a imbrigliare, a intrappolare, allargo un po', non si vede, ecco, a intrappolare una lamiera gemella con la stessa piegatura che ora ho ricavato da un pezzo di quella che ho fatta prima, tagliata a metà. Ora riaddrizziamo anche questa. Ecco qui. In questo modo, se questo fosse un barattolo o una scatola, qualsiasi cosa, naturalmente questi sono esempi, noi ora questi la potremmo incastrare in questo modo qui e facendolo passare sulla ruota lo andremo a schiacciare uno dentro l'altro e loro si agganceranno e così rimarranno.
Ecco. Ora possiamo fare anche una piegatura di un lamierino più spesso. Quello che abbiamo fatto fino adesso era 2 decimi, questo pezzetto qui invece è 5 decimi, quindi più del doppio, ma ancora funziona bene lo stesso, iniziando da capo. Rifaremo nuovamente il bordino. Essendo più spessa si manovra meglio. Ci vogliono più passaggi. Ecco, vediamo che ce la fa ugualmente. Naturalmente ci vogliono più passaggi. Ricambiate le ruote, faremo qui la canaletta al 5 decimi. Stabiliamo la misura
Ecco che anche al 5 decimi riesce a fare il bordino. Ora descriverò come è fatta. Quindi inizierò a smontarla togliendo la sponda, questa qui, che è stata ricavata da un lamierino, fatta la sagoma interna per le due ruote, e poi tondini da 10 ricurvi in questo modo qui, messi in questi morsetti che non sono altro dei bulloni a morsetto che si usano anche, non so, per i portapacchi delle motociclette. Allentando il dado lui allenta la presa, che non schiaccia più la vite, la rondella non lo schiaccia più. Adesso lo vedremo meglio su queste. Queste sono uguali. Che regolano la lunghezza. Quindi ha una rondella conica, vedete, che entra nella testa. In questo modo qui, quando il pezzo è dentro, la rondella con il dado schiaccerà il perno e non lo farà più uscire. Ecco, sono 4 di questi. 2 regolano la distanza e gli altri 2 regolano l'altezza. Questi sono poggiati su 2 staffette, una di qua e una di là, fatte ad L. Le vediamo da vicino. Una è questa, imbullonata, e qui c'è il bullone che s'era, come detto, l'asse, il tondino, e qui c'è l'altra, messe tutte e due qui con un bullone passante, in questo modo qui. Ecco. Ora inizierò a togliere la parte sopra. Questi sono 2 assi. Ora lo smonto per farli vedere meglio. Il primo è basculante, lui qui ha un'asola che adesso vedremo, e di qui invece ha ugualmente la vite dall'altra parte, che rimane lenta. Quello che vorrei far vedere, che è importante, è questo movimento qui di alzata. Quando lui alza l'ingranaggio, naturalmente deve rimanere in presa, quindi non può alzare più di tanto, ma le distanze sono talmente brevi, perché si tratta di lamierini sottili, che un'alzata di 2 cm alla punta è più che sufficiente. Alcune, invece che avere gli ingranaggi qui, specialmente quelle antiche, le avevano dietro, però dietro consentiva un'alzata minore, e allora io l'ho posizionato qui. Sono 2 assi, questi qui, da 14 mm d'acciaio, 2 ingranaggi di uguale dentatura, di uguale diametro, che sono stati riportati con 2 chiavette fissate all'asse e prese queste distanze. E ancora qui ci abbiamo la regolazione, che poi vedremo meglio. Allentando questo
lui farà ugualmente questo gioco che abbiamo visto nelle prove per adattare, stringo un po', ecco, per adattare le varie ruote, poco più avanti o poco più dietro. Basta un centimetro e mezzo di corsa, ma come vedete lui deve rimanere comunque lo spazio all'ingranaggio, che alla massima estensione lui prenderà solo per metà e ancora è sufficiente. E poi ancora lui si dovrà alzare in questo modo qui. Quindi su questo montaggio qui dobbiamo fare attenzione, altrimenti si rischia di andare fuori con la dentatura rispetto ai due ingranaggi. Ecco. Poi qui abbiamo una vite che, una volta posizionato la distanza di questo, daremo una stretta leggera qui alla boccola e lui ci consentirà di appoggiarsi per fare da reggispinta e aumentare piano piano la spinta mano a mano che il pezzo viene piegato. Quindi quando si fa la lavorazione di piegatura del bordino, lui prima è leggero, si fa una parte, poi finito il giro si stringe un po' e si accosta ancora, poi si stringe un po' e si accosta ancora di più, fino a che non avremo il 90 gradi. La vite sopra è recuperata da un bullone dei morsetti dei tubi innocenti col suo dado, poi fatta la levetta, questa qui, e lui ci consente di fare il suo lavoro. Ecco, questo è uno degli assi. Si devono fare delle boccole come queste, precise, di acciaio duro, dove lui può scorrere bene dentro. Poi a questo è stato saldato una rondella nella giusta posizione e messi delle chiavette dentro che fanno da blocco alle ruote. Di questi ce n'è uno avanti e uno dietro, spessorato per stabilire la distanza che abbiamo detto adesso, per far coincidere sempre gli ingranaggi in tutte le posizioni, sia quando va avanti sia quando alza. Poi queste sono filettate e alla piastra dietro viene messo un dado che in questo caso su questo asse rimane leggermente lento per dargli il movimento di alzo. Mentre su quello frontale è sempre lo stesso dado, ma è fornito di un galletto e viene asolato, come vediamo, per dare quell'alzo che abbiamo detto. Ora vediamo la parte sottostante. Allentiamo questo.
vediamo che oltre a essere passante il foro per sostenere queste ha anche un perno d'acciaio infilato qui che andrà a sua volta inserito qui in modo di non fargli fare questo movimento qui e bloccarlo. Ecco, questo è il secondo asse, è fatto ugualmente con due boccole come abbiamo visto prima, imbullonato dalla parte opposta, ma è fisso, quindi non fa nessun movimento in verticale, ma fa solo il movimento avanti e indietro, movimento che è dato con una forchetta posta qui, questa, che viene, non si vede, ecco, naturalmente è tutto smontabile, la forchetta viene messa con un bullone dietro e un altro qui davanti in modo che possa scorrere, e il bullone questo non è saldato ma è smontabile. Vediamo dietro. Eccolo qui, questo è il bullone che è saldato a una reggetta che a sua volta viene avvitata qui, che lo tiene fermo. Svitando questa vite possiamo sfilare questo bullone. Questi sono i fori anteriori, questa è l'asola. Questo è il foro sotto dell'asse sottostante, è uguale, li abbiamo di dietro. Questo è il pernetto che esce anche da quest'altra parte per bloccare la staffetta. Il dado qui sopra è stato saldato. Ecco. Quindi il lavoro parte da questa piastra qui, dove prima si fa la misura della lunghezza degli assi e si decidono gli assi, dopodiché si fanno le boccole, quelle quadrate che abbiamo visto, e si stabiliscono le distanze per far in modo di fare tutti i movimenti che ci occorrono. Una volta fissate le boccole con gli assi, si prendono le varie distanze. Ora darò qualche misura, così indicativa. La piastra è 17 cm per 12 e gli assi più o meno vanno qui e sono da 25, ma dietro io li ho lasciati abbondanti, come avete visto, per poi ritornarci a lavorare eventualmente per mettere un motore elettrico. Poi a quella trascinatrice io ho messo per ora questa leva qui che avevo, che è un'antica leva di una forgia, come vedete, che è molto lunga. Più corta andava bene lo stesso, perché non è che facciano grandi sforzi questi. Poi il blocco della forchetta viene fatto mettendo una rondella, una boccola e un pomello di questi che feci io. Allentando e stringendo noi possiamo stabilire qual è
la distanza e poi serrarla. Ora rimonto il tutto e vediamo le ruote. Ecco fatto. Eccola qui. Vediamo che non è molto grande, non è neanche pesante, quindi poi farò un morsetto per metterla a qualunque tavolo. Allarghiamo un po'. Insomma, via questa qui. Ora io ho fatto qualche ruota, queste sono diciamo le più usate, e oltre ai rulli qui che già avete visto quelli lisci, poi ci sono le gole, queste qui, che funzionano con queste, con questo profilo qui, bordata o non bordata, come questi qui, che appunto servono per quelle canalette che abbiamo visto. Poi c'è questa con lo scalino, uguale sempre per fare le piegature. Poi ci sono le due lisce che servono sia per il taglio e sia per piegare, ecco, con le varie viti. Poi ne mancherebbero altre che farò, per esempio con due ingranaggi similari a questi qui si fanno le godrunature. A cosa servono? Nei tubi, per esempio quelli delle cappe, una volta data la misura del tubo, con lo stesso tubo, un pezzo, se si passa fra i due ingranaggi, lui farà delle aggrinzature per tutta la circonferenza, ristringendo il diametro del tubo, la circonferenza che sarà inserita, quindi sarà il maschio che si inserisce nella stessa misura del tubo che abbiamo codronato, ecco. Oppure può essere usata anche così, ornamentale, queste zigrinature, chiamiamole. Insomma, questo è quanto. Il lavoro ha richiesto diverso tempo, perché tutti quei passaggi, le distanze, i movimenti eccetera, sono abbastanza delicati e devono essere precisi, altrimenti funziona male. Questa è un'altra condivisione che io ho voluto adesso fare con voi, anche se non credo che sia una macchinetta che poi si utilizza più di tanto, ecco. Comunque io l'ho voluta fare, me la tengo, poi se mi dovesse servire è bene, altrimenti queste cose prima le facevo a mano, perché si fanno anche a mano, però vengono meno bene le piegature delle lamiere, i bordini e via dicendo. È una cosa in più che comunque ci aiuta anche a riflettere, a prendere misure, a capire come funzionano certe cose, e più sono complicate a farle funzionare e più ci vuole la concentrazione e l'attenzione per farle. Ecco, questo è un altro contributo. Ci vedremo al prossimo video. Grazie per la partecipazione. Arrivederci.